11 chilometri di percorso, quindi è una strada provinciale ex strada statale. E in realtà è un progetto che dividiamo in due lotti. Oggi presentiamo il primo intervento, il primo lotto, che di lavori concreti sono 1,8 milioni, ma complessivamente un importo intorno ai 2,3 milioni. Riguarda questo il dissesto idrogeologico, quindi i versanti verso la montagna verranno sistemati e ovviamente anche tratti di asfalto, così come i muretti lungo la strada verranno rifatti e messi in sicurezza. È un progetto importante a cui tenevamo, abbiamo lavorato da tempo a tutto questo. Del resto Montevergine è la meta, diciamo per definizione, del turismo religioso, non solo in provincia di Avellino, ma possiamo dire sul panorama regionale, e quindi era opportuno fare questo tipo di intervento. Noi approfittiamo di migliorare la viabilità attraverso un intervento che è di difesa del suolo e del territorio. Molto spesso si agisce in questo modo, quindi attraverso la prevenzione del dissesto idrogeologico ne approfittiamo anche per rifare tratti di viabilità che purtroppo, dobbiamo dirlo, non sono finanziati al PNRR. Una cosa che spesso con cui mi confronto anche con gli amministratori, la provincia ha 1600-1700 km di rete viaria, ma di fatto è esclusa dal PNRR che non ha previsto nessuna misura in tal senso e quindi facciamo ovviamente una programmazione attenta in base alle necessità, questo lo era già da tempo. Posso dire Deo gratias, rendiamo grazie a Dio, perché è un evento veramente importantissimo questo che sta succedendo oggi, perché presenteremo proprio il progetto che andiamo a realizzare. Spero che la ditta partirà presto con i lavori, perché veramente la montagna in questo momento soffre tanto e di regola fa soffrire anche noi, perché quando vediamo che viene deturpata, viene un po' distrutta anche per l'incuria nostra, e questo ci deve far riflettere. Quindi spero che rimettendo in ordine quelle che è la strada, la via mulattiera, possiamo dare sicurezza anche ai pellegrini che salgono su al santuario. Dobbiamo dire che i pellegrini sono ritornati numerosi a Montevergine. Dobbiamo dire che i mezzi di comunicazione sono una realtà e vanno perfezionati, come per esempio negli ultimi decenni è stata perfezionata la funicolare e oggi assistiamo a un miglioramento della funicolare per Montevergine. Ci auguriamo che anche per la strada sia la stessa cosa. Penso che vada valorizzato anche quelli che sono i sentieri rupestri, tipo la mulattiera, oppure altre strade, pure quelle che vengono dal retro del santuario, perché sta ritornando più che entrando nei pellegrini la voglia di ritornare a Montevergine salendo a piedi. Insomma, Papa Francesco può venire adesso? Penso che a piedi Papa Francesco non può salire, perché lo vediamo bene in questo, anzi preghiamo per lui, però ci auguriamo, a me bastano che i pellegrini ritornino a salire al santuario in sicurezza.